Questo è chiave. Ho qualcosa da dirti. Che razza di uomo sei? Dove sono gli uomini? 54 donne uccise nel 2012. Numeri allarmanti mentre noi restiamo muti. Davvero ci crediamo evoluti? Puoi chiamarli omicidi per gelosia, omicidi sentimentali fatti da uomini che non posso definire tali. Sono animali, veri e propri animali. La passione è un'altra cosa, quali? Delitti passionali. Il termine giusto non è omicidio. Se uccidi una donna è un femminicidio. E tu uomo che rispetti i tuoi simili in coro, non difendere le donne, devi lottare con loro. Non sei una guardia del corpo, tu non sei Rambo. Non difendo le donne, combatto al loro fianco. Quale sesso debole, hanno forze sacre. Neanche la natura può nulla contro una madre. La forza di continuare a sperare, di continuare a lavorare anche da precarie. La forza dell'amore contro la forza bruta di chi stupra, di un animale che non sa parlare, ti vuole muta, che si sente forte e superiore nel dare le botte il dolore ad una prostituta. Ma tu donna reagisci, il silenzio uccide se non lo denunci, è il male che sopravvive. Che razza di uomo sei? Che razza di uomo sei? Il termine esatto è femminicidio. Il termine esatto è femminicidio. Il termine esatto è femminicidio. E la TV non ha colpe, certo che ce l'ha. Guarda l'uso della donna dentro la pubblicità, inquadrature ginecologiche, oggetti da supermarket, donne trattate come dei pezzi di carne. E gli assassini sono i fidanzati o i parenti. Se una donna dice no, meglio se ti arrendi. E se la donna è vittima di uno stalker, è lo stalker che ha problemi, non è la donna che ha colpe. Lasciatemi da solo in una stanza un paio d'ore con uno stupratore, gli insegno cos'è il dolore. Ma poi mi calmo e ragiono che se combatti l'odio con l'odio vince comunque l'odio. Io non vi perdono, non meritate la mia rabbia, meritate di marcire solo in una gabbia. E tu donna reagisci, il silenzio uccide se non lo denunci, è il male che sopravvive. Questa è chiave, direttamente da Blue Knox. Già 54 le donne uccise solo nel 2012, e siamo solo a maggio del 2012. È ora di darci un taglio, è ora di svegliarsi.